Adinolfi, eccomi da lei per cercare di avere anche la sua lettura di quel che è accaduto, no? Ha sentito parlare di quella che è stata definita giustamente da Paolo una deriva pericolosissima, questo tentativo di Ma trovare una causa. io credo che sia davvero, come dire, ozioso andare a fare un lavoro di natura ideologica. Una persona che spara ad alzo zero, ad alzo uomo, addosso ad altre persone, non una volta, ma una, due, tre, cinque, sei, ovviamente si prende, si manda in galera e a lungo, lo voglio dire con chiarezza, perché nessuna società che voglia definirsi civile può giustificare in alcun modo quel tipo di comportamento o dare scappatoie di tipo legale a quel comportamento. Una persona ha preso, ha una pistola, ha sparato ad altezza uomo a molte persone. Non c'è discussione. Io non vedo una discussione da fare intorno a questo tema, altrimenti prendiamo una deriva ideologica che rischiano di essere entrambe, attenzione, per cui bisogna andare addosso all'interpretazione di Roberto Fiore, la si rafforza mai, Roberto Fiore assume forza da questo tipo di legittimazione a contrario mediatica. Bisogna parlare delle questioni in sé. La questione in sé è che questo atto è semplicemente orrendo, ingiustificabile, non se ne può discutere. Detto questo, esiste un problema di emergenza immigrazione serio, esiste il problema che noi da 3 giorni facciamo queste trasmissioni, su Pamela abbiamo fatto molte meno, è oggettivamente così, l'attenzione mediatica. Persino le istituzioni, non c'è stato un uomo delle istituzioni, un Presidente della Repubblica, un Presidente del Consiglio, un Ministro dell'Interno che abbia alzato il telefono e chiamato la mamma di una povera ragazza uccisa a 18 anni, fatta a pezzi e messa in una valigia. Forse è il caso di fare anche questo. Io ho paura del dibattito di natura ideologica, per cui schieriamo il giornalista di Repubblica contro l'ex esponente di terza posizione e ci godiamo lo spettacolo con i popcorn. Forse è Ma qui meglio non c'è nessuno andare a contro guardare nessuno, è i semplicemente il fatti tentativo di avere dicono che delle c'è un letture fatto diverse, opposte e orrendo trasversali che per va dar voce ai descritto punti per di quello vista, quindi che non c'è. è, e poi c'è anche però una questione seria per cui l'8,3% degli stranieri residenti commettono circa il 40% dei reati. Questo pone un problema. Esiste anche un problema serio della presenza della mafia nigeriana, non è un tema su cui non bisogna discutere, ma ovviamente se la risposta è prendo la pistola e sparo addosso a 6 persone, questa risposta va semplicemente presa e buttata nel cestino delle cose irricevibili, condannabili, e la persona responsabile di questo atto estremamente folle, oltre che criminale, non può che passare il suo tempo a lungo nelle patrie galere. Quello che però c'è è anche un problema di presenza di stranieri, in particolare di quella comunità che ha una particolare attitudine alla criminalità, e di questo dobbiamo discutere, perché forse sarebbe stato opportuno fare almeno 3 giorni su Pamela prima di fare i 3 giorni di Macerata, perché questo avrebbe spiegato che il problema non è di natura ideologica, è un problema di natura di comprensione dei fenomeni, che sono entrambi, secondo me, significativi. Forse quello di Traini è, rispetto alla nostra società, che io non credo essere razzista. Io non vedo un'Italia razzista, non la vedo, ed è forse questa campagna elettorale, tra l'altro, la dimostrerà. Questa è un'Italia profondamente cristiana, è un'Italia la cui radice è profondamente solidale, ma è anche un'Italia che dice rispetto a certi flussi migratori non ce la si fa più. Questo è un dato di fatto, non siamo più in grado di essere l'imbuto d'Europa dove tutte le altre nazioni presidiano i loro confini e noi invece facciamo arrivare qualsiasi cosa e la teniamo qua. Questa è la cosa che evidentemente non possiamo più sorreggere come italiani. La nostra radice però non è in alcun modo razzista e dobbiamo da questo punto di vista credo anche salvaguardarla e descriverla per com'è, perché il popolo italiano è davvero un popolo solidale, ma è anche un popolo che non ce la fa più se i numeri diventano quelli insostenibili di questi purtroppo ultimi anni di flussi migratori. Allora, Adinolfi, mi permetta di spendere 20 secondi per come dire, rimarcare quel che viene fatto in questo studio, e cioè dare la possibilità a ognuno di esprimere la propria opinione senza mai avere come obiettivo quello di creare in questo studio un salotto, un pollaio, un dibattito
politico del tutti contro tutti. Non è mai stata questa l'ambizione di Sky TG24, quindi mi permetta di spendere due parole su questo. E soprattutto Beh, oggi, 10 secondi allora anche per raccontare alla vostra regia ai politici come di trattava nostro è arrivato, perché era troppo grosso. Attenti a descrivere anche con microfoni aperti l'ospite come uno che ne vale per due e non riusciamo neanche a inquadrarlo perché è troppo grosso. Attenzione, perché le attitudini razzistiche oppure di discriminazione Attenzione, non ho idea di cosa stia parlando, io sto semplicemente cercando un po' d'attenzione e anche un po' di garbo mi verrebbe da chiedere alla vostra regia, per esempio, visto che oggi è stato questo il tipo di atteggiamento con cui sono stato accolto. Posso rispondere? Attenzione, guardi, siamo tutti io fondo, rispondo, rispondo di me, del mio lavoro e di quello dei miei colleghi, quindi Santarellina Ci pensate un po', adesso lo chiedo alla regia col microfono aperto come hanno accolto la persona che è un po' sovrappeso, che si stava sentendo, allora, per molti minuti l'hanno tipo... Senza avevamo chiesto alla politica che generalmente strumentalizza... Fatevi una domanda, così poi mi saprete dire se non siete un po' tutti alla fine un pochino discriminatori. Allora, io credo che ognuno dovrebbe rispondere per se stesso, quindi lei mi sta facendo portavoce di un qualcosa che io non conosco. Le chiedo scusa ovviamente se c'è stato da parte di non so chi una mancanza di rispetto nei suoi confronti e quindi in questo caso sì, me ne assumo le responsabilità e le chiedo personalmente scusa. Prolungata e indice di qualche tipo di atteggiamento. Cerchiamo